Il giovane portò a termine gli studi di teologia e nel 1883 fu ordinato sacerdote. A quel punto Don Cortona non ebbe più esitazione, chiese e ottenne di essere ammesso tra gli oblati. L'entrata di Don Cortona in congregazione fu interpretata dal fondatore come un segno della volontà di Dio, che tra gli oblati ci fossero anche dei sacerdoti. Da allora gli altri membri dell'istituto si diedero agli studi per poter ricevere il sacramento dell'ordine.